Ma ora... mangiamo? Po' di cazzo! EA Sports. It's in the gay. E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Facecam è bassissima. Altro episodio del viaggio, questa volta ci dedicheremo a Danny Williams, come anticipato verso la fine dello scorso. In quello scorso, tanto per cambiare, ho fatto Rage, perché in tre stagioni non ci abbiamo fatta una volta a vincere il torneo estivo, per un motivo o per l'altro, e oggi ripartiamo dalla Premier, dopo aver fatto l'esordio nella Liga con Alex. E niente, apriamo il nostro vecchio FIFA 19, che non è un titolo a cui ho giocato tantissimo, come già detto, perché insomma stavo sotto esame in quinta superiore. Me lo sono goduto più per quanto riguarda l'ultimate team e partite con gli amici durante le serate. Però a livello di carriere non ho fatto veramente un cazzo quest'anno qua, e me ne pento. Anche pronostici feci veramente poco o niente. Danny Williams ovviamente gioca nel Leicester, che è la squadra che ci siamo alla fine portati dietro da FIFA 17. Diciamo che Leicester, e abbiamo avuto modo anche di vederlo nella realtà dopo la Premier vinta l'anno scorso a parte, è andato piuttosto in declino, e purtroppo questa cosa la risentiamo assai, poiché non è una squadra che gira. Oh, belli messi i scarpini bianchi. Allora andiamo avanti all'Leicester. Scenetta? Sì, probabile. Oh, centro sportivo Leicester, prestazione di giocatore negativa. Purtroppo lo script a volte è una brutta bestia. Che vuole l'allenatore? Danny, è vero che il club ha recentemente rifiutato di rinnovare il tuo attuale contratto e che il tuo futuro nella squadra è quindi incerto? Sì, lo sappiamo. Dai, bilanciati. Meritato la fiducia del club della scorsa stagione? La scorsa stagione, ragazzi, ho vinto tutto! Cioè, una cosa sola c'era da vincere, la coppa più scarsa è vero vinta, però vabbè. In ogni caso, credi che riuscirai a guadagnarti un ruolo meno marginale, soprattutto in Champions League? Ce la faremo! Ce la faremo! Sarò la punta di diamante. Quando solleverò la coppa della Champions League, allora tutti vi pentirete, allora, di aver... per me la coppa della Champions League non la devi sollevare. E potrei avervi dato anche un piccolo spoiler, eh? Noi siamo tre sostituti, dovremmo dimostrarci all'altezza. E ci arriveremo. Ma, ehi! Avevo detto di tirare da tutt'altra parte. Tipo così. Raga, sfiero il tastino e mi tira un culo. Più tira al volo, meglio di nulla. Ok ragazzi, facciamo chiarezza. Leicester Bournemouth. È la prima di campionato, è l'11 agosto, partiamo sostituti. Però una buona prestazione come entranti dalla panchina, e potremmo, volendo, ripeto, volendo, guadagnarci già un posticino da titolare. Eccoci. Vogliono almeno 10 passaggi e la vittoria. Preferivo mi chiedessero un gol. Siamo sull'1-1 al 60esimo. E io mi chiedo perché abbiano tolto Vardy per far entrare noi. Vabbè. Al Brighton. Dentro. Non so cosa sia successo, ma è calcio d'angolo. Bella. Danny, no. Tiraccio. Williams come lancia Tielemans. Bella! Begovic si è spostato prima, ragazzi. Ha fatto un lancio che non era niente male. E perché mi togli Tielemans? L'unico centrocampista buono che c'hai. Madison. Oh, tutto in bocca, raga, eh. Incredibile. Williams dentro. Al Brighton! Mamma mia, che piedi a banana che ci avete, ragazzi. Bello. Gary. Ma perché di tacco, frate? L'area di rigore di tacco la dà. Fine, 1-1. Vardy e Cook. Questa squadra non gira proprio, eh. Che bruttura. Ovviamente non abbiamo soddisfatto le richieste dell'allenatore. Almeno il voto ci siamo portati a casa. Almeno ci siamo guadagnati un posto da titolare. Oh, noi stecchiamo sempre a prima partita, una cosa incredibile. Comunque, dovrai impegnarti per giocare nel nuovo ruolo. Anche perché ragazzi ero abituato a giocare col 4-4-2, che è il mio modulo, chiaro in coppia con Slimani e con Vardy. Adesso sono spostati al 4-3-3 con delle ali che fanno abbastanza cacare. Se impari a giocare così sarai protagonista delle partite in Europa di questa stagione. Meno male, una cosa positiva che ci hanno detto. In questa stagione avrai la possibilità di giocare in Champions League invece di seguirla dalla tribuna. Beh, l'anno scorso tipo Leicester a marzo era 11esimo, non so come ci sia arrivato alla Champions League. Poi
I miracoli calcistici, loro ne sanno qualcosa, sono tutti possibili, però. Bello! Più aggressività, più passaggio corto, più equilibrio. Guardate la casa di Danny, minchia, mangia poco, eh. Vabbè. Southampton, Leicester City. 18esimi anche loro. Speriamo bene, oh. 4-5-1, ma cambiamo modulo ogni partita, sì. Già non c'avevo supporto prima, adesso ancora meno. La fa la EA a colazione la formazione, eh. Raga, il 4-5-1 è un modulo di merda. Cioè, io sto solo lassù, non c'ho niente e nessuno. Madison dentro per Williams. È circondato da 554 maglie. No. No. Oddio, raga. Lasciato solo proprio. Guardate, sei uomini in difesa. Io come cazzo li salto? Poi diventa allenatore. Giochi male. E che grazie al cazzo gioco male, raga. Grazie al cazzo gioco male. Cioè, ragazzi, non oso immaginare cosa possa succedere nel caso si prenda gol. C'è qua altro che pullman. Qua proprio tutta l'attack ci mettono dietro. Ma non t'ha detto nessuno di fare questo! Mamma mia! Cioè, raga, non posso neanche andare a recuperare il pallone premendo cerchio che lo tirano! Difensori! No, ragazzi, ma come cazzo si fa? Va Chilwell! C'è Williams! Mamma mia, World Cross! Madison, no! No! Mi devi selezionare l'altro! Mi devi selezionare l'altro! E nonostante lo cambi, non me lo cambia! Incredibile! Che gioco di merda! Vai! E il portiere si sposta, naviga! Naviga in piedi! Bella! Dindì! Niente, raga! Niente, nulla! Niente! Nulla! Buona! Evans! Incredibile, signori! Incredibile! Abbiamo fatto gol! Non so come! Gol di Williams! Primo in campionato! Mamma mia, 85 minuti! Sul fine del fuorigioco, raga! Cioè, voi tra 10 anni cercherete la compilation gol più sudati della storia, troverete questo. Finisce 1-0, gol di Williams all'86esimo, ragazzi, ma non si può giocare così. Cioè, non è possibile che io debba veramente bestemmiare per entrare nelle difese. Sì, ok, che sono stato migliore in campo, mi sembra ovvio questa cosa, però cioè, che cazzo. Oh, non ti fa skippare, eh? Non ti fa skippare! Ci avviamo verso il 76 di overall. Conquista almeno 6 punti nelle prime 3 partite di Premier League. Means that dobbiamo vincere per forza la prossima. Ragazzi, adesso andiamo avanti ad una scenetta dopo ogni partita. Sarebbe stato strano, vero, essere lì. Ci sono i sorteggi di Champions League. Paris Saint-Germain. Deve essere Michael. Ok, avremo il Paris Saint-Germain nei gironi. Fantastico. Ah, Michael. Scusa, c'era un traffico in... Il procuratore. Chi? Magyars. Dacci un taglio. Esatto, anche lui è un fenomeno. Ti ricordi, facevo una ventina di doppi passi prima di inciampare nelle sue scarpe. Ah, ho sentito che stai in una squadretta dove non gioca mai. Insomma, ora che non giochi mai, la vedo dura, eh. Amico agente immobiliare. Ok. Ha trovato la casa perfetta per te. Adesso fa l'agente immobiliare sto qua. Ma non puoi vivere in questo posto per sempre, Danny. Non è propriamente degno della Premier League. Capirai. Tu hai bisogno di una casa come quella. Sarebbe un'ottima pubblicità per te, che ne dici? È un po' caro, è vero, ma con tutti gli investimenti che hai fatto e tutto il resto. Ma che ti servono 3 bagni? Insomma, ne hai veramente bisogno. Questo Ringo. Ah, forse gliela compra? Cosa? No. Non sto capendo, ragazzi, scusate. È apposta. Ma vaffanculo! Vabbè, l'ho superato. Più accelerazione, più controllo palle, più dribbling. Utile, dai. Prossimo match, Leicester-Chelsea. No, raga. Il male del male. E sempre sto modulo del cazzo. Piove al King Power Stadium. Chelsea in maglia gialla, me la ricordo sta maglia. Minchia, qui c'è Hazard che era ancora Hazard. Raga, io ho l'impressione che sta partita che abbiamo una ripecciata di quelle assurde.
che quelle che ci hanno suonato l'Atletico Madrid, ragazzi, in confronto non so niente. Williams apre le marcature, ma il Siumo non poteva farlo ancora? No, perché R1 cerca questa esultanza del cazzo. Va bene. L'importante è che la partita sia sbloccata. 1-0, gol di Williams. Dai. Bella Williams. Che parizza Balaga che ha preso al Brighton. Tielemans, Bernard, Dindi, campanellino, Tielemans, Dindi. Mamma mia, che palle deve scardinare sta difesa. Al Brighton, Danny! E faccelo un 2-0! Rotola su te stesso! E porta all'Leicester a più 2. Raga, per ora è molto più facile giocare col Chelsea. Giocare con il Bournemouth. Bernard, bella al Brighton. Che parizza Balaga, raga. Quante sta pigliando? Mica accorto! Chi è questo che ha staccato così bene? Morgan! Oh, un gol di Morgan! Primo gol che riesco a fare con Morgan. 3 capitoli mi ci sono voluti, eh! Capitano Morgan, 3-0. No, Higuain, Schmeichel, attenzione, regà! No, ho fatto un errore del cazzo! Mamma mia, Maguire! Madison dentro. Sì! Tripletta! Non ci avrei mai scommesso un centesimo su sto gol. Invece l'ho fatto il pallonetto. La palla rimasta lì, si è incartato, si è allontanata. E con un tocco è bastato quello per spedirla in rete. Potevo rifare anche il pallonetto dopo, eh. Non mi ci sarebbe voluto niente, però sono andato sul sicuro. Ci prova David Luiz, ma qui chiappala, signori. Williams per Barnes. Eeeh, rigore. È il mio fallo preferito questo. Quando uno sterza arrivano da dietro. Chium. No, è punizione. Ma come fuori area, raga? Raga, ma il rigore è pieno sto qui. No, il gioco ha calcolato da dove ha cominciato la scivolata. Però che palle. Ma sto qua era rigore. No, grande Riccardo. Ormai questa partita cosa ha da dire. Però insomma, finire la rete in violata non sarebbe malissimo. Finisce 4-0. Non abbiamo completato l'obiettivo perché oggi voleva l'assist. Ovviamente quando vorrà il gol noi non lo faremo mai. Magari faremo 4 assist in una partita. Devo ringraziare i miei compagni per questa volta un pochino più spavaldo. Quindi sì, eccomi a buttare la palla in rete. Ma questo è potuto succedere solo grazie ai ragazzi che ce la mettono tutta. Prima volta che fa un discorso del genere. E tocchiamo l'over al 76 con sta tripletta. 6 punti abilità. Mica me ne ero accorto, raga. Più visione, più accelerazione, più potenza tiro, 5 di piede debole. A volte serve troppo. E qua ci propongono di spostarci su Kim e di rimandare l'esordio in Champions League a più avanti. Però voglio vedere una cosa. Abbiamo PSG, Shakhtar e Ajax nel girone. Secondo me giocando così, almeno come secondi, possiamo passarlo. Ma passiamo a Kim. Ed eccoci a Los Angeles, nella vecchia casa di Alex. Oh, possiamo modificare anche lei. La tatuiamo tutta. Allora, maniche corte perché agosto, poverina, se no gli pigliava qualcosa. No, ma solo non la posso tatuare. Maniche corti lunghi. Allora ragazzi, dobbiamo vincere le qualificazioni per il Nord America contro il Canada. Vamos, subito titolare così ragazzi, buttate nella mischia. Saranno affamate perché ci hanno battuto soltanto 3 volte. L'ultima vittoria è del 2001. Ecco, state a vedere adesso. Il mister vi vuole in attacco da subito. Spera che questo sia l'inizio di una grande coppia. Una coppia... Oh, un attacco al 2, che bello. Cerchiamo. Grazie. Minchia, raga, la nostra partner d'attacco è 90. Cioè devi spaccare i culi, ma proprio aprirli e cagarci dentro. Pronta? Sì. Nata pronta. Ciao. Cazzo vuoi? Empezamos. Mamma mia, come sono piccine, rapide e fluide.
La Bè si chiama la portiera. La Bè. Come ti chiami? La Bè. Ehi, 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 arbitro! Mi fa non essere rigore! No, raga. È finita. Brava Harris. Morgan. È regolare. Non è regolare. No, era finita in porta. Allora, sì, sono fluide queste giocatrici, però sono anche grandissima. Per un certo verso pesanti. Bella. Hunter per... Oh, raga, c'hanno sempre un difensore a coprire, Bella. Morgan! Su assist di Hunter! Vamos! E mulinellano anche le donne. 1-0 USA contro Canada. Che parto sto gol. Vabbè, dietro a parte quel tiro lì non abbiamo rischiato niente, ma... Tosto, tosto, tostissimo. Vabbè, 1-0 Stati Uniti, dai. Fine, 1-0. Segna Morgan su assist di Alex Kim. Quando penso ad Hunter penso ad Alex, scusate. Vedremo. Giocatori camminano così vicino ai tifosi? Ok, sta piano piano acquisendo intesa con i compagni di squadra. Due punticini abilità potrebbero essere utili per passare a 74. Più finalizzazione sicuro, più tiri, più visione. Ok, questo è il tiro di precisione. Tiro di esterno e piede debole. Ed eccolo il 74, signori! Allenamento. Che orecchia sventola che c'ho. Sono stati due mesi roventi. La prima presenza per il tuo paese, la più giovane calciatrice in una squadra qualificata. La prima presenza non è che andò benissimo, Che ne pensa tuo fratello Alex, che a differenza tua non è ancora stato convocato in nazionale? Che magari giocare per l'Inghilterra è un pochino più complicato. Mi sostiene tantissimo. E per finire, che ne pensi delle nuove divise? Cazzo, sono delle nuove divise. Che c'entra con il calcio? La nostra divisa. Beh, credevo che i nostri spettatori... Scusi, devo andare. Brava. Oh, che bello vedersi tre titolari. Sgrodoloso. L'ha frantumato. Più forza, più finalizzazione, più tiro, più precisione di testa, più tiro al volo. Devo ammetterlo. Non capisco perché la precisione di testa, ma va bene. Oh, in viaggio verso la Francia. Spicy. Ah no, Madrid. E quindi qua ritorno al futuro, perché noi siamo ancora a settembre, anzi agosto, con Alex. Qua siamo già in primavera. Alex non è venuto all'aeroporto e ho pensato di avergli detto il giorno sbagliato. Ho preso un taxi. Mi ha quasi sicuramente fregato. Ha visto un'americana e ha pensato turista. Mi ha chiesto 106 euro. Alex non è qui? Li pagherà lui. Ah no, è lì, è lì. Fighetta, che culo. No, signori di YouTube, non si può dire. Eccolo, circondato dalla figa, eh. È vero, lui si sta facendo abbagliare della fame e tutto quanto. Questa dinamica Alex è fondamentale per rafforzare. Alex! Alex, vuoi almeno dire ciao a tua sorella? Stiamo non posso. Quella poveretta è rimasta sola nell'aeroporto di una città straniera. Tu non ti sei neanche fatto vedere. Cattivo. Nessuno di questo tuo entourage te l'ha ricordato? Entourage. Vedi tutto questo? Non c'è niente di reale, Alex. Pensi che qualcuno di loro sarà qui se la tua carriera finisse domani? Mi sta distruggendo, ragazzi. Non fai altro che circondarti di approfittatori. Direi che di tutte le persone ne ho abbastanza. Se ne vanno senza lui, che grandi. 2019 Journey. Come hanno nominato la targa della macchina. Poverina. Io non vorrei tutta quella gente in casa mia. Kim, mi dispiace. Ma te devi tornare a casa. Ma ora... mangiamo? Po' di cazzo! Allenamento con le ragazze al centro sportivo del Real Madrid. Cioè, guardate come siamo avanti con Kim Hunter. Abbiamo quasi finito il viaggio con lei. Allenamentino. Spicy, signori. A farfalle la portiera, eh. Mi chiama, quanto è grosso il pallone? È enorme, regà. C'è sproporzionatissimo. Basatissimo.
Più tiri distanza, più effetto e più equilibrio. 88 di equilibrio, cioè tantissimo. Italia USA. Qua mi poni davanti a una cosa molto molto tosta, eh. Allianz Stadium. Per la prima volta nel viaggio andiamo a giocare in Italia. Fa impressione essere in Italia durante il viaggio e fa impressione vedere a FIFA lo Juventus Stadium, più comunemente noto come Cesso Stadium. Potevamo anche giocare a San Siro, o all'Olimpico. Rosucci, Harris. Qua con un tiro bello da fuori area, però gol lo fai. Tipo questo. Mamma mia, Kim. Mamma mia, Kim. Inginocchiati all'Allianz Stadium. Che gol potentissimo, raga. Cioè, non l'ha mai fatto Alex. Non l'ha mai fatto nemmeno coso Danny Williams. Ci pensa lei contro l'Italia poi. Missile nell'angolino. Rapino, Rapino, Ah, oddio, troppo si è fatto gol. C'è una si chiama Bonasea. No, Galli, Bonasea. Palo che sorregge la rete. Ops. 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 Mi dispiace. Il pressing qui. Potevo tirare direttamente. Però boh, l'ho vista partire come un treno. Ho detto vabbè, gliela passo. Anche perché c'era il difensore d'Italia lì pronto. E sei un genio, portiere. Come direbbe qualcuno, queste palle vanno tirate in tribuna. Cheat l'allenatore della squadra che gioca in suo stadio. No, perché ho voluto fare il tiro a giro? Vabbè. No. Morgan. Sì. Doppietta di Hunter. 3-0 all'Italia. Sì, vabbè, a parte invertite staremmo rosicando malissimo, però vabbè. E 3-0 USA. Qua tiki taka snervante con l'inserimento all'ultimo tiro di prima. E finisce 3-0, signori. L'unica, penso, partita che giocheremo in Italia in tutto questo viaggio durato 3 stagioni. Un bel 3-0 secco con doppietta della nostra Hunter. Oh, tanto cresce il nostro rapporto con sta Morgan. Titolarità totale e 75 di overall. E qua penso si ritorni verso Los Angeles per forza. Ok, ci consigliano qua di prendere Hunter. Anche perché qua siamo tipo ormai ai mondiali. Però non è una cosa che faremo adesso. Oh, colpi di sole, bella bionda. Sì, signori. Però, raga, prima di spostarmi su Alex, 2 punti abilità. Più passaggio corto. Fa sempre bene. E quindi spostiamoci su Alex. Guardate la linea temporale. Vabbè, vamos con Alex. Allenamentino prima della partita, signori. Oh! No! Il palo bastardo! Vabbè, ci riusciremo in partita. No, non è vero. Bellina la casetta a Madrid, però, eh. Real Sociedad, Real Madrid, 19 agosto 2018. Oh, la maglietta rossa. Ce l'ho una di là, del Real Madrid così. Ce l'ho di Sergio Ramos. Oh, e siamo allo stadio del Real Sociedad, che si chiama, ora non ricordo, Montilivi? No, San Sebastiano, c'entra proprio un cazzo. Finalmente quest'anno la Liga ha i propri stadi con licenza. Baglia. Asensio dentro. Alex. Lascia. Toni Kroos. 1-0 Real. Toni Kroos. Raga, Toni Kroos per i tiri dalla distanza, cioè, è il primo in assoluto. Marchio di fabbrica. Poi, se l'assist è di Alex, apprezziamo ancora di più. Bale, che ancora era un giocatore di pallone. No, non... Sì, sì, si può far recuperare da Teo Hernandez, sì, da Teo Hernandez si può. Hunter, Asensio, anzi Isco, se l'ha allungata quel bastardo. Bale, mamma mia, oh. Cioè, sei pure mancino. Bale, Hunter,
No, raga! Poi arriva Cross! Cosa? Cosa? Asensio Hunter! Tony Cross! Vabbè, ci ho provato. Lucas Vasquez! Fuori gioco! No, è gol, è gol, è gol, è gol! È gol di Lucas Vasquez! Ed è anche bello! Che intuizione che ha avuto Cross, raga! No, Isco! Un filtrante da sogno! Finisce 2-0 contro Real Sociedad. Disappointed per non aver fatto gol. Ci portiamo comunque a casa un assist, una valutazione più che sufficiente. E andiamo a ben 6 punti in campionato. 81 di overall, siamo quasi quasi all'82. E rosico malissimo perché avevamo lasciato 83 FIFA 18. E ecco che arriva. E Borussia Dortmund, PSG. Almeno te la vedrai con Terry. Ah, ok, una scena già vista, solo che adesso è vista dall'altra prospettiva. Va bene, capito. Stavano in videochiamata, prima l'abbiamo vista dalla prospettiva di Danny, adesso dalla prospettiva di Alex, adesso torna tutto. Dopo dovremmo iniziare a pensare seriamente al tuo marchio. Mancano poche settimane al servizio fotografico. Ma farci giocare a pallone no, eh? Ok, signori, più 2 partite, chiuderemo l'episodio. Quanto odio questo esercizio, ragazzi. Ha sfonnato, raga. Più finalizzazione, più potenza a tiro e più tiro al volo. Real Madrid Getafe, 26 agosto 2018. Oh, l'hanno cambiato il nome di allenatore finalmente. Oh, un Bernabeu pomeridiano, che carino. Oh, Modric, che succede? Calcio di rigore? Punizione. Punizione, che palle, raga. No, dai, questa volta, sono onesto, è fuori area. Cioè, di nulla, ma è fuori area. Marcello, che cazzo va a saltare Marcello di testa? Isco. Cross. No, troppo rasoterra. Troppo centrale. Bello, costretto all'errore. Bella. Non la puoi sbagliare, Alex. Primo gol di Alex in questo episodio. Arriva al 37esimo contro il Getafe. E qua sfrutta l'errore della difesa, ragazzi. Stiamo pressando tipo in 10.000. È ovvio che sti qua sbagliano. Potevo fare gol con Modric, però poi ho visto con la coda dell'occhio che Alex aveva fatto un movimento molto goloso. Isco, 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 Isco. Lascia Cross, raga. Modric. No, sono un coglionazzo, raga. Mamma mia, Ramos senza far fallo. Raga, ma perché fa sempre sto cambio del cazzo che toglie Bale e mette Vasquez? Ma che senso c'ha? Isco, vedi Hunter. Hunter Chichizola su deviazione. Raga, entra Flamini. Quante meme avremmo fatto su di te se solo fossero esistite a quel tempo. Cross! E non è andata come la volta scorsa, sorry. Comunque, regà, 0 gol subiti per ora, eh. Oh, grande Lucas Vasquez che mette in moto Alex. Alex! Alex! Ma no! No, non vorrei che il gol sbagliato. Non vorrei che... Mamma mia! Asensio! 2-0 è finita! Marcos Asensio! A giro, da fuori area! Raga, FIFA 19, FIFA 20 per i tiri fuori area erano veramente godimento più totale. No, Molina, mata! Gol! L'avevo detto, raga. 0 gol subiti. Comunque, raga, 0 gol subiti per ora, eh? Finisce 2-1. Potevamo tranquillamente evitare di prendere quel gol alla fine. Non ce la faccio mai a fare un episodio senza prendere gol, eh? Comunque sia, 2-1. E meno male che ha segnato Asensio, che era praticamente chiusa. E siamo già primi da soli in campionato. Il Levante secondo, cosa? Qual quadra, non mi cosa. Ebbene, signori, la prossima sarà di Champions League. Tottenham, Marsiglia e Sporting Lisbona. Girone secondo me abbordabilissimo, eh.
Benzema! Mi ero dimenticato della sua esistenza, signori! Da dove l'ha messo? Oh, cutscene prima della partita di Champions League? No, che palle! Perché sto esercizio qua adesso? Ma non ha senso! Vai, l'ho passato, sei contento? Real Madrid e Tottenham, proprio partiamo col piatto forte. Prima partita in assoluto in Champions League. Speriamo di giocare un po' meglio rispetto a come si è giocato col Getafe. Comunque sia, ecco Capitan Ramos. Per fortuna giocando nel Real Madrid, che ha due portieri fortissimi, ovvero Navas e Courtois, non c'è il rischio che gli venga in mente tipo di giocare con Moya come Atletico Madrid l'anno scorso. Isco, Hunter. No! No, Lloris di merda! L'altro Tottenham, che è quello lì, non diciamo giro inabordabile, ma è arrivato in finale, quindi... insomma... Modric, dentro... Hunter! Primo gol in Champions League, e qua esultanza classica, perché... su questo gol non voglio muli nell'are. Abbiamo tanti altri gol su cui farlo. Alla prima presenza in Champions League... l'esultanza di Alexander. La palla rimane lì dopo il tocco di Alderweireld. Però è figo come ci sia questo filtro blu quando giochi in Champions League. Kane, Courtois, raga, lui qua tira che delle mine vaganti. Oh! Sì, vabbè, ma da dove ha fatto gol Kane? Ok che è un attaccante fortissimo, ma dai! Ma si può, ma si può! Rose Bale! Sì, però io non posso fare gol di testa, fantastico. Modric dentro! Asensio! No, no, raga, è scriptata. Ok, Lloris è uno dei portieri più forti del gioco. E siamo d'accordo, ragazzi, ma qua... datemi retta, è scriptata. Come vedo un movimento, provo a dargli palla, niente, bloccati, schermati, recuperati, si allungano la palla così, boh, non lo so, raga. Cioè, ti rimporta, cazzo. Hunter. Vai. Ovviamente, raga, io posso tirare in porta fino a domani, qua il gol non si fa. Asensio, tira di esterno. Perché il tiro di esterno da lì? Che senso c'ha? Vai, Modric. Oh, madonna, ragazzi. Più la palla a mano, guarda, non c'ho voglia. Che palle. E sti qua fanno i gol fantascientifici, dai. Asensio. Hunter. Hunter! Mamma mia! Bello, bello, perché l'ha persa, è andato a recuperarla. Cazzi e mazzi, insomma, questo è un gran bel gol. 3-1 al Tottenham, meritato, ragazzi. Sto demolendo il tiro in porta. Super, iper, mega meritato. No, il kick-off glitch. Il kick-off glitch. Il kick-off glitch, ragazzi. Cioè, continui imperterrito col kick-off glitch. Ma io non c'ho parole. Lucas Vázquez. Hunter. La sbaglia. È regolare? È regolare il gol disco. Ovviamente Hunter la sbaglia da metro alla porta. Gliela fanno sbagliare. Perché se qua fanno gol col kick-off glitch, io devo bestemmiare anche gli inferi per poterne fare uno. Orie. Gol, questa è una classica azione da gol. Vabbè, in porta ci ha tirato. Finisce 4-2. Risultato secondo me evitabile, perché hanno fatto due gol di merda. Cioè, tre tiri in porta, lasciato fuori questo al 90esimo, due tiri, due gol. Ovviamente classico di FIFA. Primo gol che non esiste mai nella vita. Il secondo col kick off glitch, se no col cazzo che lo fanno. Però almeno noi ci ha voluto bene sto gioco. Mi ha fatto sbagliare tutto quel che potevo sbagliare. Però alla fine il risultato è dalla nostra parte. È andata come me l'ero immaginata. 23 milioni di valore di mercato. Not bad.
siamo confermati super titolari. Abbiamo una conciatura nuova, sfumati verso l'alto. Me gusta. Bellissimi questi scarpini oro. Oh, abbiamo sbloccato la roba rosa, che bello. Vabbè, vado ad allenarmi almeno, me la tolgo dai coglioni. Che culo. Oh, più precisione e punizione più effetto. Cioè, tutti i rigori ti danno precisione e punizioni. Sfida mentore con Isco. Se vinciamo ci danno un premio finalizzazione. Lo faccio. Il 35% dei tiri in porta da dentro l'area va a segno. Magari Milan avrebbe vinto lo scudetto con sto calcolo qua. Cioè, però ragazzi, non va. Lui c'ha Casemiro, io c'ho Varane da saltare. No! L'occasione più ghiotta, frate. Ma no! No, raga! È inciampato sul pallone! Vabbè, l'ho persa, affanculo. Ma vaffanculo, continua così sta sega. Ma muori. E ragazzi, la prossima è Marsiglia Real Madrid. Probabilmente abbiamo saltato qualche partita di campionato nel frattempo. Sarà la prima partita del prossimo episodio. Perché adesso mi sono rotto i coglioni, cioè 7 partite e mezzo possono anche bastare. Ci vediamo alla prossima, lasciate like al video, iscrivetevi al canale e vaffanculo la sfida con Isco, cioè dagli a lui Varane, per favore. Ciao a tutti ragazzi e grazie. Mi raccomando, lasciate like al video, iscrivetevi al canale, che quello io ci tengo molto.